Ciao a tutti i nesini, siamo qui in un nuovo video, apertura di uova di Pasqua. Questa volta andremo ad aprire un uovo, che è questo qua delle Mermaids, appunto, che ho già aperto l'anno scorso, però in uno dei miei supermercati li hanno riportati tantissimi, non li ho visti da altre parti, però siccome l'anno scorso non avevo trovato la sorpresa che proprio volevo, ci ho riprovato. Speriamo in una sorpresa più carina. Allora, questo qua è della Dolphin e è al latte e mi piace tantissimo anche l'olograficità della confezione. Queste bambole sono molto belle, io non le ho mai prese perché non colleziono più bambole, ma sono veramente stupende. Ancora in giro qualcuna se ne trova, ma hanno smesso di produrle purtroppo, però sono veramente fatte bene, devo dire. Anche la carta è stupenda, ci sono tutte le bambole e è tutto, diciamo, tema marino. Quest'uovo l'ho pagato 8,90 e è di 220 grammi. E niente, direi di andare ad aprirlo. Questo appunto ci dicevo che è senza glutine. Le sorprese credo che siano solo queste tre tipologie, cioè questa coda di sirena portachiave, questo qua block note. E questo scrunchie con sempre le sirene, diciamo, disegnate, e il tutto sempre olografico. Non fa rumore, non so i pesi, quindi non l'ho pesato questo, ovviamente. E vediamo chi trovo. Vediamo un po' insieme quest'anno come ci va. L'anno scorso l'avevo ordinato su internet perché da me erano arrivati in ritardo. Quest'anno invece sono riuscita, cioè sono riuscita, li hanno riportati in questo supermercato, però ripeto, non li ho trovati da altre parti, l'ho trovata al Conad, ma in uno dei tanti Conad che ci sono nei dintorni. Ok, spero di riuscire ad aprirlo, come al solito è difficile. Ok, ce l'ho fatta. Quasi. Ok, ce l'ho fatta. Allora, vediamo un po'. Cioè, guardate che bella la carta. Un attimo di apprezzamento per la carta. Veramente bella. Eccolo vetto. Essendo 220 grammi non è gigante, ma bello. E niente, vediamo un po' cosa troviamo e apriamolo insieme. Uno, due e tre. Carino! Allora, era la seconda cosa che avrei voluto, ma sono contenta. È il block note. Ora lo apriamo insieme, ma prima assaggiamo un pezzetto di cioccolato e vediamo com'è. Buonissimo, molto molto buono, meglio di altri che ho assaggiato. Allora, come sorpresa, appunto, la prima che avrei voluto è questo scrunchie. L'anno scorso avevo trovato la coda di sirena che è carina, ma ce n'avevo a bizzeffe di questi portachiavi perché avendo collaborato con un sacco di ditte da edicola, me l'hanno inviati molto simili o anche uguali. Quindi carino, ma diciamo che non era proprio brandizzato Mermaids. Invece questo è molto carino, anche perché, vabbè, qua ci sono le avvertenze, anche perché appunto ci sono le immagini delle Mermaids stesse ed è tutto olografico. È opaco, non so se riuscite a vedere bene, comunque c'è dell'olograficità che l'apprezziamo e ci sono appunto le doll qua stampate. Dietro è semplice, dentro pure, quindi niente di super eclatante, però devo dire carino. Meglio questa dell'altra sorpresa alla fine, secondo me. Però vabbè, carine tutte e due, devo dire. Quindi fatemi sapere nei commenti anche che ne pensate, quale avreste voluto trovare voi e se lo ritroverete quest'anno, se lo prenderete. E niente, questo è tutto. Io mi assaggio un altro pezzo di cioccolato perché sì. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale e restate sintonizzati per altri video apertura uova di Pasqua e non. Fatemi sapere che altre uova volete vedere aperte sul canale e a presto, un bacione, ciao!